Bugo, stiamo andando alla Torre di San Martino, ma tu cosa facevi nel tempo libero a Desenzano? Quando ero triste, andavo in questo fantastico molo a meditare. Lo chiamavo Molo delle Due Lune, perché la sera era possibile vedere sia la luna che il faro. E una corsetta lungo lago serviva per rigenerarmi. E dopo tanta fatica, un po' di giusto riposo al parchetto dell'idroscalo. Sì, ma Bugo, a me manchi quando facevi Piero Angela. Alle mie spalle abbiamo l'idroscalo di Desenzano. Questa è la sede storica del reparto dell'alta velocità. Abbiamo visto la statua in piazza. Questa era la sede storica. È storica perché da qui partì nel 1934 il maresciallo Agello, che volò a una media di 709 km orari con il suo idrovolante MC-72, e questo record è tutt'oggi imbattuto. Attraverso questo scivolo che vedete, gli idrocorsa Macchi, che erano vanto dell'industria aeronautica italiana, fecero la storia della Coppa Snyder. Ragazzi, ero stanchissimo, ho chiesto a Bugo di fare una pausa, perché il viaggio è un po' lungo. Bugo, dove mi porti? Ho bisogno di riposarmi con una lettura. Ragazzi, dove mi sta portando? Ho paura. Porca miseria, come immaginavo, mi ha portato in biblioteca. Ugo, ma sei tremendo. Allora, perché questa biblioteca? Questa perché? Biblioteca è famosa. È sì, ma io volevo andare in spiaggia. Ma è storica. Sì. Qui lo perché? Sai che dopo la guerra di Solferino e San Martino, sì, alloggiò Vittorio Emanuele II con tutta la sua troupe. Ma dai. Truppa magari, la truppa televisiva. Sì, Ugo, va bene. Tu leggi che io mi faccio un giro. Ci troviamo qui in biblioteca. Bugo maledetto mi ha portato nella bellissima biblioteca, però io voglio andare qui. Vediamo se Bugo mi porta in spiaggia, la spiaggia di Voltella. Allora Bugo, grazie per questa pausa bellissima, però io ho visto una bellissima spiaggia dietro la biblioteca. No, hai riposato abbastanza, adesso ti porto verso Simone Pozzolengo, Torre di San Martino. Quindi lì magari ti farò visitare qualche cantina. Ah, perché siamo famosi per le cantine, sì, in questa quella zona? È la zona del Lugana, rinomato vino di queste parti. Dai, allora rimettiamoci a cammino. Dai. Oh Bugo, siamo quasi arrivati, eh? Siamo alla Torre di San Martino, ho visto il cartello. Sì, però prima ti voglio portare in una cantina. E siccome io amo la cultura, non sarà una cantina qualunque, una cantina particolare. Acceleriamo, fratellino, acceleriamo. Siamo nell'azienda vitivinicola Malavasi ed è una cantina particolare perché al suo interno vedi Artichoke Piat. Vedremo una esposizione di bottiglie dipinte fatte da degli artisti molto particolare, tutta da scoprire. Bugo, e mi hanno detto anche che l'imprenditore Malavasi è un simpaticone. Sì. Andiamo a intervistare? Dai, andiamo. Ragazzi, in diretta abbiamo beccato Daniele. Sei pronto? Ti vogliamo intervistare? Voglio mettermi a nudo. Rino, ma dove sarà finito? Ma dai! Eccoci qua, Bugo, guarda cosa ho per te. Ma che? Del Lugana, questo è il buon Camilla di Malavasi. Adesso lo assaggiamo e poi ci facciamo spiegare come mai Camilla. Il Camilla nasce dal nostro vigneto che si chiama Camilla. Facciamo vedere la bottiglia. E che è l'ultimo vigneto comprato qui nella zona del Lugana. Ti destacco. L'abbiamo comprato perché si chiamava Camilla, come nostra figlia. Tu sai che Daniele beve il vino in modo particolare e adesso te lo faccio vedere. Aspirando l'aria. Ma Bugo fa tanto ridere. Oh, sì. Sembra un pesce palla. Il nostro famoso pesce palla. Questo tra l'altro è il nostro San Giacomo, sì. Il nostro San Giacomo, sì, che fa un piccolo affinamento in barrica. Perfetto. Perciò quando lo porti alla bocca e fai quel cosa che ti fa ridere. Questo è molto sexy. Passate a lei.
io sento subito i sentori di agrumati, i sentori un po' di legno, molto sapido, fresco, adatto proprio per l'estate. Bugo, tu sai come si apre una bottiglia? Sembra facile, però magari c'è un modo particolare. Galateo. Ce lo facciamo spiegare a te, Dani? C'è la prima regola di Galateo, sì. Come aprire una bottiglia in modo professionale. Proviamoci, dai. Niente, poi sempre con la bottiglia rivolta verso il nostro cliente, andiamo a inserire, questo qui si chiama il verme, cioè abbiamo il doppio scatto, no? Il primo serve per alzare la prima parte, la parte più faticosa, diciamo. Certo. E poi dopo c'è la parte finale. Io lo apro così. Scusa Dani, vai avanti. Allora, noi abbiamo il nostro primo pilastro della nostra cantina, che è mia mamma. Ames? Sì? Un saluto, vieni qui. Che si occupa dell'ospitalità. Che poi sappiamo che è un artista del Movimento Italianata, ha creato la bottiglia con Ames. Ma sì, grazie, è stata bravissima, carina. Carina. Così. Molto, molto. No, allora, chi viene in cantina può toccare con mano come viviamo, il modo in cui viviamo, perché naturalmente a mezzogiorno soprattutto mangiamo con i nostri collaboratori e tante volte ci sono anche i nostri clienti, si aggiungono anche. Non siamo un ristorante, ma come ben sapete anche voi, mia mamma insomma si diverte soprattutto a ospitare, diciamo, i nostri amici, i nostri ospiti. Quello che sono qui vuoi mettere la cucina là. Se la mette nella cucina, tu dai. Devi soffrire. Io soffro e lui mangia. A parte gli scherzi, ragazzi, aprite gli occhi e guardate cosa vi mostriamo. Soprattutto per queste bottiglie qui. Sono fatte con un progetto Italian Art, dove siamo stati coinvolti. Ma si vedono bene, vedete? Guardate qui che belle. 100 bottiglie, pezzi unici. E c'è anche un sito, artciocapiat.it, dove mostriamo tutte le bottiglie, si possono personalizzare. Ah, Bugo? Si possono personalizzare queste bottiglie, anche per le bomboniere. Quanto sono in totale? Sono 100. 100. Gli artisti coinvolti, ognuno ne ha dipinte 2-3 col suo stile, no? Sì. Allora, Bugo, noi siamo qui in cantina Malavasi, Daniele è stato gentilissimo. Fantastico. Con Ames e tutta la sua famiglia. Tutta la famiglia, sì. Ci ha invitato anche a pranzo. Quindi... Ecco, quindi non siamo a dicembre, siamo ad agosto, ragazzi, quindi salsiccia, risotto, cose ci sta. E noi vi salutiamo e ci vediamo dopo sulla Torre di San Martino. Sì, abbiamo bisogno di un po' di energia per arrivare fino a su. Sì. Dani! Non so se verrò anch'io, ma... Saluta i fratelli on the road! Ciao, mi dirigo verso la piscina di casa. A dopo! Ugo, allora, grazie a Daniele per l'ospitalità. Sì. Indovina dove ci troviamo? Alla Torre di San Martino. E dall'applicazione vedo che c'è anche l'ossario e il museo. Andiamo, Bugo. Andiamo, dai, andiamo alla scoperta. Poi, ragazzi, vicino alla torre c'è anche questo bellissimo parco dove potete venire qui a rilassarvi. E Bugo! Ancora che riposi, dai! Andiamo a vedere l'ossario. Dai, andiamo all'ossario. Quella che vediamo è la cappella gentilizia dei Conti Treccani, all'interno l'ossario che raccoglie 1274 teschi e le ossa di ben 2619 soldati che combatterono la battaglia di San Martino, 24 giugno 1859. Cioè, alla fine, Bugo, queste persone qui hanno dato la loro vita per l'unità d'Italia. Per l'unità d'Italia, tanta ammirazione. Sì. Quindi, è un luogo importante questo. Adesso andiamo verso la torre, che è comunque simbolo di questa battaglia. Dai, ok, andiamo.
Ci siamo lasciati alle spalle l'ossario. Sì. Sono stato attirato da questo cartello che fai vedere gli itinerari del Garda. Noi la prima puntata eravamo a Desenzano, adesso ci troviamo alla Torre di San Martino. Desenzano, oltre alle frazioni più importanti come Rivoltella e San Martino, ha anche altre località minori come Centenaro, Montonale, Vaccarolo, Grole, tutti i paesi dove c'è una buona cucina, belli e buoni agriturismi da andare a visitare. Ok, Bugo con gli agriturismi, però andiamo su sulla torre, dai! Sì ragazzi, ma io mi sono perso mio fratello, dov'è mio fratello? Eccolo qua! Allora ho preso l'acqua perché ci aspetta la scalata verso la torre. Ugo, mi sa che è lunga qua la scalata. Che dici? 64 metri ne sono pochi. 64 metri? Sono già sudato prima di partire. Stiamo per entrare dentro la torre. La torre, qua c'è scritto Vittorio Emanuele. Poi Bugo ci spiegherà chi è Vittorio Emanuele. Ragazzi, questa è la prima stanza, questo è Vittorio Emanuele. In sottofondo il va pensiero. Abbiamo il va pensiero e adesso saliremo. Ogni rampa ci sono delle immagini, la revocazione. Sì. Walter, all'ingresso c'erano le statue dei protagonisti, sto leggendo dall'alto, sì. E mentre gli affreschi disposti lungo la rampa ripercorrono gli episodi del Risorgimento, dalla prima guerra d'indipendenza, 1848, alla presa di Roma del 1870. Adesso ci troviamo, diciamo, nella parte bassa della torre, c'è un piccolo museo con i vari oggetti di guerra, tutta la storia messa sul muro, e poi c'è Bugo che ci spiegherà questo vestito. Allora, Walter, questa è l'uniforme americana da Croce Rossina. La Croce Rossa fu mutata dallo svizzero Durante e uno dei primi stati ad aderire a questa nuova ente furono gli Stati Uniti, e questa è una delle più antiche. Anche qui, guardate la bici, come erano fatti, il lettino di guerra, ovviamente quando qualche ferito stava male. Sì. Alla fine è una torre museo, eh? Torre museo, sì. Poi c'è anche un museo dedicato, però la torre è molto particolare, anche perché è forma circolare, quindi tutta affrescata. Da qui fino in cima è tutta così, molto bella. Se riprendi sotto abbiamo l'atrio da dove siamo entrati, che è ricca di statue dei protagonisti dell'Unità d'Italia, tra cui abbiamo visto prima Mazzini, ricordi? Questa torre venne edificata a partire dal 1880 dal colle più alto di San Martino. Andando sulla parte alta si gode di un panorama fantastico ed è lì che ti voglio portare. Allora, questo dipinto Walter riprende i bersaglieri nella guerra di Crimea, a fianco degli alleati francesi e inglesi combatterono i russi. Mi piace essere definito presidente degli italiani. Ragazzi, qua si suda un casino. Bugo non sa fare l'imitazione del presidente del consiglio, perché dovrebbe essere il presidente del consiglio. E fa caldo. Fa caldo, però merita tanto, eh. Merita tanto e ve la consiglio. Ragazzi, non ci posso credere, ma ce l'abbiamo fatta. Aspetta che metto la manina anch'io. 3, 2, 1, via! Un muro! Un muro abbiamo trovato! No, dove siamo? Guarda, Bugo! Ah, si sarà ancora allora! Un ultimo pezzo, siamo sopra comunque, ragazzi! Qua c'è una bella rietta, sai? Eh sì, anzi, siamo anche da soli! Bello! Questo è anche un posto romantico, eh? Guardate, ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo sopra la torre di San Martino. Dicono che quando il cielo è limpido, Bugo, sì, si vede anche Venezia, si vede fino in fondo, cioè che il binocolo. Ce l'abbiamo fatta, Bugo. E questo faro, quando si illumina la sera, da tutti i paesi del lago di Garda è visibile, è un punto di riferimento. Questo è un faro.
faro che trasmette le luci verde, rossa e bianca, ovvero il tricolore italiano. Assolutamente, guardate. Allora Bugo, sì. Abbiamo diciamo terminato la nostra puntata a Desenzano. Dove mi porterai la prossima volta? Io adesso direi di ritornare dentro il lago di Garda, che a me manca un casino. Sì. Ci riposiamo un po' e poi alla prossima puntata. Allora riscendiamo nei fondali? Sì, scendiamo nei fondali. Ciao. Ciao. Ah, siamo ritornati nel nostro ambiente. Come Bugo. Si dice, fondale, dolce fondale. Come sempre sei un simpaticone, ma abbiamo purtroppo terminato la nostra prima puntata, quindi aspettiamo. Se vi è piaciuto questo video mettete like qua sotto, oppure seguiteci sulla nostra pagina YouTube, il nostro canale Fratelli on the Road. Qui pubblicheremo tutte le puntate, vi faremo conoscere il lago di Garda come non mai. Al prossimo paese, alla prossima puntata, un bacione a tutti. Un abbraccio da Walter e Massimiliano. Detto Ugo.